Chino i gusti di Alcibiade. Fammi indovinare. Ti manda Alcibiade. Sì. Come fai a saperlo? Ha la capacità di convincere gli altri a fare le cose al posto suo. E predilige le persone attraenti. Ma così prevedibile. Per questo è stato tutto così facile. Si direbbe che tu lo stia usando. Cos'è stato facile? Farlo innamorare di me, naturalmente. Ti prego, Alcibiade non è il tipo di uomo che sposi per amore. Allora perché vuoi sposarlo? È probabile che un giorno Alcibiade governi Atene. Almeno lui sarà il volto, ma sarò io a comandare. Sarò come Aspasia con Pericle. Incredibile! Non pensavo che Alcibiade potesse accettare passivamente un trattamento simile. È abituato ad accettare passivamente. Beh, di sicuro avete qualcosa in comune. Lo prenderò come un complimento. E se io dicessi tutto ad Alcibiade? Perché dovresti? L'hai visto, è felice e farò in modo che lo resti. Non danneggio nessuno approfittando della situazione, ma la scelta è tua. Grazie per l'aiuto con il matrimonio. Scusami, ho molto da fare. Tutto fatto. Meraviglioso! Allora, che cosa ne pensi di Iris? Niente male, davvero. Capisco cosa ci trovi in lei. Sapevo che avresti capito. Anche se niente potrebbe farmi cambiare idea su di lei, è sempre bello ricevere conferme da altri. Non puoi sposarla. Mi ha detto che ti sta usando per il suo tornaconto. Dici sul serio? È così! Sapevo che era speciale e pensare che non me n'ero accorto. Non vedo l'ora di sposarla. Ah. Sono lieto di aver lavorato insieme a te, Alexios. Allora a cos'è servito? Quello che mi hai chiesto di fare non può essere stato per nulla. Hai ottenuto la mia fiducia. Sicura di volerlo sapere? Quindi, quel pacchetto in Corinzia? Me n'ero quasi dimenticato! Dovevo sbarazzarmi di Diodoro per saldare un debito e volevo infiltrare delle spie tra gli uomini di Barda. E il mio piano ha funzionato, grazie a te. Va bene. E che mi dici del politico? Sai, era un oppositore brillante. Una combinazione letale. Doveva essere sostituito e io avevo un uomo perfetto per lo scopo. Comunque ti ringrazio. La donna con l'Olisbos? Ne abbiamo parlato. Non era la donna l'obiettivo, ma il marito. Gestisce le vie commerciali tra l'Attica e la Megaride. A dire il vero, ora sono io a farlo. La tua amica che si è finta un uomo, qual è la sua storia? Quello è stato solo per la mia bontà d'animo e che gli dèi maledicano chiunque ne dubiti. Ho sentito abbastanza. Non mi chiedi nulla riguardo a Iris? Fammi indovinare. Ricca, di buona famiglia, con la sua ricchezza dominerai l'intera Atene. Ma certo che no! Mi sposo per amore! Se quello che hai detto dovesse accadere, beh, non mi lamenterei. Chi l'avrebbe mai detto? È ora che tutti conoscano un Alcibiade più serio. L'Alcibiade che ha mostrato ben poco di sé in passato. Un giorno comprenderai tutto quello per cui ho lavorato e saprai come hai contribuito. L'Attica e le terre ancor più lontane ti ringrazieranno, anche se non conosceranno il tuo nome. Felice di averti aiutato. Mi assicurerò che tu non mi dimentichi quando guiderai Atene. Non ti dimenticherò mai. Sei troppo utile.
È un giorno magnifico e me ne aspettano molti altri ancora. Grazie a te, Alexius.